Buongiorno, bentrovati al TG 2000, edizione delle 12 passate da 7 minuti. Vediamo subito i nostri titoli. Papa Francesco in volo per il Messico, prima tappa a Cuba per lo storico incontro col patriarca della Chiesa ortodossa russa Kirill, poi l'arrivo a Città del Messico, una terra sospesa tra speranza e violenza. Che paese si prepara dunque ad accogliere il Papa Francesco? Entrerà anche in un carcere. Ieri proprio in un penitenziario è esplosa una sanguinosa rivolta. L'emergenza siriana, cibo e medicine subito e stop alla guerra entro 7 giorni. Raggiunto nella notte l'accordo sul futuro del paese, ma sul campo la situazione resta drammatica. E ancora un passo avanti verso l'ecumenismo con gli anglicani dopo 450 anni nella storica cappella della Regina ad Hampton Court, celebrati i vespri secondo il rito romano. E allora, lo sentivate nei nostri titoli, in apertura la partenza di Papa Francesco per il Messico, decollo in ritardo di 20 minuti sulla tabella di marcia per l'atterraggio di emergenza di un altro aereo. Prima tappa storica a Cuba, sull'isola, dopo 962 anni di reciproche scomuniche, oggi l'abbraccio tra Francesco, pontefice di Roma, e Kirill, patriarca di Mosca e di tutte le Russie. Stamattina alle 8 dunque la partenza del volo papale con Federico Plotti. Vediamo allora com'è cominciato questo 12° viaggio internazionale di Papa Francesco. Il servizio. Partenza in leggero ritardo all'aeroporto di Fiumicino per Papa Francesco, alla volta dell'Havana, dove farà scalo per lo storico incontro con il patriarca della Chiesa russa ortodossa, Kirill, prima di ripartire in direzione del Messico per il suo 12° viaggio apostolico. L'aereo Alitalia ha dovuto attendere mezz'ora prima di prendere il volo. È stata data la precedenza all'atterraggio di emergenza di un volo EasyJet partito da Napoli e diretto a Venezia, atterraggio poi avvenuto senza difficoltà. A Cuba intanto il patriarca Kirill è già arrivato. Il primate della Chiesa di Mosca e di tutte le Russie è in visita ufficiale nell'isola caraibica. Papa Francesco atterrerà all'aeroporto dell'Havana intorno alle 20:15 ora italiana. Il colloquio a tu per tu con il patriarca avverrà nel salone d'onore dell'aeroporto José Matri. Dovrebbe durare circa 2 ore e sarà seguito dalla firma di una dichiarazione comune e dai discorsi dei due capi religiosi. È la prima volta nella storia che un pontefice incontra un primate della Chiesa russa ortodossa, un avvenimento che segnerà senza alcun dubbio la storia dei rapporti spesso burrascosi e complicati tra cattolici e russo ortodossi, tra Santa Sede e Mosca. Alle 23:30, sempre ora italiana, Papa Francesco partirà da Cuba per Città del Messico. In Messico guarderò gli occhi della Vergine Maria, la supplicherò di continuare a guardarci con misericordia. A lei affido il mio viaggio, ha scritto in un tweet Papa Francesco subito prima di imbarcarsi sull'aereo che lo sta portando dall'altra parte dell'oceano. Un viaggio per portare un messaggio di speranza, scritto proprio il Papa nel consueto messaggio inviato prima di ogni partenza al Presidente della Repubblica Italiana. La risposta di Mattarella non si è fatta attendere. Ha spiegato che seguirà il viaggio con speciale attenzione, anche lo storico incontro con il patriarca Kirill, un momento di fondamentale importanza, ha scritto Mattarella, per i cristiani e per tutti coloro che credono fermamente nella cultura del dialogo. E naturalmente da oggi fino a giovedì prossimo la data del rientro, tappa dopo tappa, seguiremo insieme su TV 2000 in collaborazione col Centro Televisivo Vaticano il viaggio di Papa Francesco. Lo vedete dalla grafica, appuntamento stasera alle 19:45 con lo speciale del diario di Papa Francesco, a seguire l'arrivo all'aeroporto internazionale José Martí de La Habana, l'incontro col patriarca Cirillo e la firma della dichiarazione congiunta subito dopo alle 23:30 la ripartenza in aereo da Cuba per Città del Messico. Cominciamo allora a conoscere i luoghi che visiterà il Papa. Partiamo dal santuario più amato del Messico, che è poi quello col maggior numero di pellegrini al mondo, 20 milioni di fedeli ogni anno. Con Paolo Fucili andiamo alla Madonna di Guadalupe, vediamo. La statistica parla chiaro, qualche sparuto messicano non cattolico c'è, anche se pochi. Se parliamo invece di guadalupani, non c'è messicano che possa non dirsi tale.
poi magari è soltanto un luogo comune e la fede non si misura certo con le percentuali. Difficile però sottrarsi qui a un'impressione. La Virgen de Guadalupe, con la sua storia, le tradizioni, le testimonianze di devozione, ha come marchiato a fuoco l'identità nazionale del Messico. L'accesso è un assolato viale che dalle caotiche strade della sterminata Mexico City immette nell'aria del santuario, coi suoi edifici vecchi e nuovi. L'ultimo, eretto 40 anni fa esatti, è quello dove è venerata l'immagine che miracolosamente si impresse sul mantello dell'indio Juan Diego, una Madonna con fattezze indie, particolare e decisivo per l'evangelizzazione di tutta l'America appena scoperta da Cristoforo Colombo. Qui Francesco sabato celebrerà messa per quasi 40.000 persone, in gran parte sedute fuori, e l'attesa cresce di ora in ora. C'è una coppia arrivata apposta dal Costa Rica. È il suo regalo di compleanno, compie 50 anni, dice lui. Fuori della Porta Santa, intanto, ecco un pellegrinaggio a piedi da Vera Cruz. Avete camminato 6 giorni. 6 días. E sono forse sensibilità diverse, no? Forse l'uomo latinoamericano è più emotivo, anche più bisognoso dei sensi, dei segni. 22 milioni di pellegrini, si calcola, arrivano ogni anno alla Basilica di Guadalupe. Ed è solo la punta dell'iceberg della devozione popolare dei messicani. Pensate, in tutto il Messico ci sono 200 santuari che attirano ogni anno 35 milioni di fedeli. Scene, insomma, sono queste di ordinaria vita quotidiana a Guadalupe e non solo, spaccati eloquenti di cos'è il Messico e la sua fede, di cui presto farà conoscenza Papa Francesco, il pellegrino più atteso di sempre, dopo Papa Wojtyła, che non a caso qui a Guadalupe venne ben 4 volte. Ma che paese è il Messico visitato dal Papa? Tra le tappe che Francesco ha particolarmente desiderato compiere, quella in un carcere dove i detenuti vengono riabilitati alla vita sociale. E proprio ieri in un altro carcere messicano è scoppiata una rivolta con oltre 50 vittime. Antonio Soviero. È salito a 52 morti e decine di feriti il bilancio della rivolta esplosa nella notte tra mercoledì e giovedì nel carcere Topo Chico di Monterrey, nel nord-est del Messico. Le fiamme che si vedono sono state appiccate da detenuti appartenenti al gruppo criminale Los Zetas, un potente cartello del narcotraffico, dopo aver preso il controllo di un'area della prigione. Secondo le autorità, il tentativo di evasione è stato bloccato dall'intervento di poliziotti e reparti speciali dell'esercito e della Guardia Civile. Tuttavia, secondo invece i media locali, alcuni detenuti sarebbero riusciti a fuggire. Lo scontro è stato durissimo. Le fiamme sono state accompagnate da diverse esplosioni. Tra i morti ci sono sia reclusi che guardie e funzionari del carcere. All'esterno della struttura sono accorsi numerosi familiari dei detenuti, disperati e arrabbiati per la mancanza di notizie. Il Messico che attende Papa Francesco è un paese con enormi problemi di diritti umani e una serie infinita di omicidi irrisolti. L'ultimo quello di Anabel Flores Salazar, giornalista 32enne, madre di 2 bambini, assassinata nello stato di Veracruz. Lunedì era stata prelevata da casa da un comando militare. 2 giorni dopo, il corpo seminudo e con le mani legate dietro la schiena è stato trovato sul ciglio di questa strada tra le città di Puebla e Tehuacán. Anabel Flores Salazar è il 15° giornalista ucciso a Veracruz negli ultimi 5 anni, il 100° in tutto il Messico dal 2000 ad oggi. Ci porta in Italia la politica stamani faccia a faccia tra il Premier Renzi, il Presidente dell'Europarlamento Martin Schulz, con l'obiettivo di ricucire gli strappi degli ultimi mesi, ma ad agitare il dibattito naturalmente anche il voto sulle unioni civili, su cui è intervenuto anche il Presidente dei Vescovi, il Cardinal Bagnasco. Su tutto allora ci aggiorna in diretta da Palazzo Chigi Augusto Cantelmi. Ti vediamo, buongiorno Augusto, a te.
Sì, sì, buongiorno, buongiorno. Siamo qui perché, come dicevi, è in corso l'incontro tra il Presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi e il Presidente dell'Europarlamento Martin Schulz. In questo momento l'incontro sarebbe anche finito, è in corso proprio in questo momento l'inizio della conferenza stampa. Ovviamente si discute di Europa, di Unione, il futuro soprattutto economico, visto le tensioni che si riscontrano all'interno dell'Unione, soprattutto tra Roma e Bruxelles, tra il Presidente della Commissione Juncker e Renzi. Renzi dice basta con la politica dell'austerità, più flessibilità, più crescita, e questa politica è in questa. Politica potrebbe avere anche un valido sostegno proprio in Martin Schulz, il Presidente dell'Europarlamento, il quale appartiene, diciamo, alla stessa area politica di Renzi, che è quella socialista. Renzi, che ha parlato di economia questa mattina a Radio Anch'io, ha ribadito qual è la linea dell'Italia che vuole una maggiore crescita, e Renzi, che ha parlato anche di unioni civili e ha commentato anche le parole del presidente della CEI, Angelo Bagnasco, il cardinale Angelo Bagnasco, in riferimento alla discussione in corso al Senato, in riferimento al voto, parole che hanno destato polemiche. Ma sentiamo e vediamo questo servizio, come ha risposto anche Renzi, e poi la linea può tornare al lo studio, a voi. Ci auguriamo tutti che il dibattito in Parlamento, nelle varie sedi istituzionali, sia ampiamente democratico, che tutti possano esprimersi ed essere considerate le loro obiezioni, e che la libertà di coscienza di ciascuno su temi così delicati e fondamentali per la vita della società e delle persone sia non soltanto rispettata, ma anche promossa con una votazione a scrutinio segreto. Queste parole del presidente della CEI, cardinale Angelo Bagnasco, rilasciate ad un intervistatore a margine della messa per la giornata del malato a Genova, hanno provocato diverse reazioni politiche, tra cui quella del premier. Perché il voto segreto non lo decide il Parlamento, lo dico con tutto il rispetto e la stima per il cardinale Bagnasco, non lo decide la CEI, lo decide il Parlamento. Ma è lo stesso presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in un colloquio riportato dalla stampa, a dichiararsi stupito dal polverone suscitato dalle sue parole, con le quali il porporato dice: non volevo fare considerazioni di carattere tecnico, ma ribadire il principio della libertà di coscienza. Il clima dunque intorno al disegno di legge Cirinnà resta delicato. Ieri, nel corso del dibattito al Senato, non sono mancati momenti di tensione. Ora una lunga pausa fino a martedì, quando si inizierà a votare. C'è ancora tempo per mediare e trovare un compromesso sul numero degli emendamenti, al momento ne sono oltre 5.000, sui voti segreti concessi e soprattutto sul controverso articolo 5 che riguarda le adozioni. Ora una notizia di economia con i dati Istat sul PIL. Nel quarto e ultimo trimestre del 2015 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, dell'1% su base annua. Così appunto l'Istat nella sua stima flash. La crescita registrata risulta tuttavia inferiore rispetto alle stime dello stesso istituto di statistica. Nel dettaglio i dati economici rivelano una diminuzione del comparto dell'industria e aumenti soltanto nei comparti dell'agricoltura e dei servizi. La grave crisi umanitaria in Siria, raggiunta a notte fonda a Monaco l'intesa sul futuro del paese, aiuti umanitari subito e cessazione delle ostilità entro 7 giorni. I dettagli dell'accordo presentato oggi verranno presentati oggi nel pomeriggio all'ONU, mentre la diplomazia è al lavoro. Il numero dei morti continua a crescere, l'11,5% della popolazione, come ci racconta Massimiliano Cochi. Vediamo. Questa è la cittadina di Tal Rifat, ultima roccaforte dei ribelli a nord di Aleppo. Da giorni i caccia russi continuano a bombardarla per aprire la strada alle truppe dell'esercito di Bashar al-Assad, sostenuto dalle milizie Hezbollah libanesi. Dopo aver messo al sicuro la provincia di Latakia, il regime di Damasco ha lanciato nuove offensive anche sulla città di Idlib e Deraa, e adesso è pronto a muovere verso quella che da molti viene ritenuta la battaglia decisiva per il futuro della Siria, la battaglia di Aleppo.
se Bashar al-Assad riuscirà a riconquistare l'intera città, della quale finora controllava solo il centro urbano, avrà concrete possibilità di restare al potere. Per questo, nelle ultime ore, la tensione diplomatica è diventata altissima. Con il presidente turco, Erdogan, che oggi ha accusato Assad e i suoi alleati Hezbollah di compiere una vera e propria pulizia etnica, mentre agli americani, che li accusavano di colpire anche i civili di Aleppo, i russi hanno risposto che i loro aerei sono in azione fuori dalla città e che ieri a colpire due ospedali sono stati gli aerei della coalizione anti-ISIS, quella guidata proprio dagli americani. In tutto questo la gente continua a fuggire dalle proprie case, a cercare rifugio in campi improvvisati come questo, nato ad Atama, a nord di Aleppo, vicino al confine con la Turchia, dove sono ammassati ormai oltre 70.000 profughi. La nuova Siria è questa, città di tela e cartone, dove manca tutto: cibo, acqua, vestiti, servizi igienici. Quello che resta del paese dopo 5 anni di guerra civile ce lo mostra invece questo drone che vola sulla città di Homs. La Siria non esiste più, è un paese letteralmente distrutto, le case, le strade, le infrastrutture, tutto cancellato dai bombardamenti. In 5 anni, secondo le Nazioni Unite, la guerra ha fatto 260.000 morti, ma questo è un dato vecchio di 18 mesi e secondo un rapporto del Centro Siriano di Ricerche Politiche, i morti sono quasi il doppio, 470.000. L'11% della popolazione siriana è rimasta uccisa o ferita nei combattimenti. Nel paese l'aspettativa di vita nel 2010 era di 70 anni, oggi è diventata di 55 e non è finita perché, dicono gli autori del rapporto, nel breve periodo ci saranno moltissimi altri morti per mancanza di cibo, acqua potabile e medicine. Immagini davvero impressionanti, di tutt'altro tenore quelle che vediamo adesso, le spoglie di San Pio a Pietrelcina, che ieri sera ha accolto il santo della misericordia. Le reliquie giunte con 3 ore di ritardo da Roma per poter percorrere un percorso alternativo, più lungo ma anche più sicuro, sono state accolte, lo vedete, nella chiesetta dell'Olmo. Tantissimi i fedeli giunti nel piccolo comune del Beneventano, dove Padre Pio al secolo Francesco Forgione ebbe i natali. Quando andò via da queste strade, da Pietrelcina, era il 1916, e lasciando il suo paese, Padre Pio disse ai suoi concittadini: ci rivediamo fra 100 anni, a distanza di un secolo esatto. Dunque il ritorno, come vedete, accolto da alcuni puciari, si chiamano così i cittadini di Pietrelcina, giunti addirittura da New York per accogliere l'illustre concittadino, che resterà a casa sua fino a domenica. E in chiusura vi portiamo nella cappella dello storico Palazzo Reale di Hampton Court a Londra per vedere insieme altre immagini. Sono quelle di una celebrazione davvero speciale. Per la prima volta da oltre 450 anni si è svolta una cerimonia congiunta con gli anglicani, ma il rito, si trattava della recita dei vespri, è stato celebrato secondo la forma latina della Chiesa Cattolica. Luciano Piscaglia. Un evento unico, una pietra miliare nel cammino di riconciliazione tra l'anglicanesimo e il cattolicesimo. Martedì scorso, per la prima volta dalla separazione tra le due chiese avvenuta 450 anni fa, nella Cappella Reale dell'Hampton Court Palace di Londra si sono celebrati i solenni vespri secondo il rito latino cattolico. Non solo, cattolici e anglicani hanno pregato insieme, guidati dal cardinale Vincent Gerard Nichols, arcivescovo di Westminster e presidente della Conferenza Episcopale d'Inghilterra e Galles, che ha presieduto il rito, e dal reverendo Richard Chartres, vescovo anglicano di Londra, che ha pronunciato il sermone. La solenne e storica celebrazione è stata preceduta da un incontro tra i due ecclesiastici, che hanno dialogato sul rapporto tra le due comunità a quasi 500 anni dalla drammatica separazione della Chiesa d'Inghilterra dalla Chiesa di Roma. Il cardinale cattolico e il vescovo anglicano hanno convenuto che, in un'epoca in cui si è imposto un modello di laicità ostile all'esperienza religiosa, le due comunità devono superare i secoli di divisione e adottare un'agenda comune, perché i cristiani praticanti, hanno convenuto, sono oggi una minoranza in Gran Bretagna e sono spesso perseguitati, come lo furono i cattolici durante il periodo della Riforma.
ore in cui le distanze si abbattono. Ci fermiamo qui, adesso c'è Terza Pagina col nostro inviato Fabio Falzone al Festival di Berlino, che ha incontrato George Clooney. Prossimo appuntamento col TG 2000 questa sera regolarmente con l'edizione delle 18:30. Grazie per averci seguiti, buona visione e arrivederci.